Paolo Bonfanti per Scialuppa di Salvataggio, centro culturale di Macomer, un posto a cui sono molto molto legato, anche perché ci ho suonato un po' di tempo fa, ho fatto anche un seminario su Bob Dylan il pomeriggio, molto affollato, poi il concerto alla sera affollatissimo, è stato bellissimo, sono passati un po' di anni ma spero di tornare a vedervi tutti dal vivo, di persona, perché mi sembra che sia giunto il momento di farlo. E per questa rubrica io sono un musicista, sono un chitarrista, cantante, quindi vi suonerò un brano che si chiama Jimmy e Maria, che in qualche modo è anche una storia, come dire, gialla, un giallo, e quindi mi sento anche di consigliarvi un po' di libri da leggere, un po' di gialli da leggere, visto che parliamo di giallo, libri del genere. In realtà più che libri vi consiglierei degli autori, magari li conoscete già, però sono tra i miei autori preferiti. Per esempio, non so, Loriano Machiavelli, piuttosto che Alessandro Robecchi, piuttosto che Carlo Lucarelli, che tutti conosciamo, o anche per andare anche un po' all'estero, perché non il grande Jean-Patrick Manchette francese, che ha scritto delle cose bellissime, o un americano trasferito in Francia di un po' di anni fa, insomma Chester Rhimes, un grande autore, e anche il mio amico Marco Malvaldi, per esempio, che ha scritto dei gialli divertentissimi e bellissimi, e anche costruiti attorno, per esempio, a personaggi storici, come per esempio Leonardo da Vinci. E quindi questi autori hanno scritto tanti libri gialli. Non voglio darvi un titolo preciso, andate a leggervi quello che volete, sono tutti libri molto molto belli, tra i capolavori in questo genere. Ok, allora ecco qua Jimmy e Maria, una storia di due persone che vogliono fare una rapina, che però va a finire male, uno dei due finisce malissimo, l'altra, la ragazza, si salva, ma adesso ve la suono così capite un po' la storia, va bene? Ciao a tutti, a presto! Maria fa la cameriera in un locale, davanti a due argomenti difficili da confutare. Jimmy la vede per la prima volta, regge una birra tra le ginocchia, alibi al posto del naso, i gesti e gli occhi, la figlia del rocco. E una che quando mente dice la verità, all in quando all'inizio sta la pioggia. Jimmy ossa di plastica, stile da sette di cuori, si dice in giro che nella vita ne abbia già fatte di tutti i colori, sistema nervoso in tre parti di Roma e una di veleno. Ti può dare una mano gratis, spaccarti la faccia per molto meno. Il dottore ha trovato qualcosa di strano nella sua personalità. Ordino l'idea, quando la legge non sta la pigiana. Jimmy prende coraggio, si avvicina e le dice Maria, è l'ora di vincere almeno una mano, molla il grembiule, scappiamo via. Io so come farti vivere una vita di carnevale, grazie a un progetto ben meditato, rapinare la banca centrale. Allora tutti vorranno adeguarsi ai nostri parametri di qualità. Maria, aspettami in macchina mentre io faccio l'affare. Appena vedi o senti casino, non ci pensare due volte a scappare. Quesiti posti dall'esistenza esigono spesso risposte brevi. Se incontri qualche ficcanaso,
digli che non mi conosce lì. Sul tuo conto corrente avrai un segno tangibile della mia generosità. Ora in ordine l'idea, quando alle fece lo stella ficiato. Ci cammina sicuro con un collan sul viso di cera, poi con la pistola in mano legge l'oroscopo a una cassiera. Gli altri sdraiati sul pavimento stanno meditando sul loro futuro, ma c'è la solita guardia giurata che non ce la fa a non fare il duro. Quella pallottola in mezzo alla fronte è un duro colpo alla sua vanità. Passate due settimane, è una giornata come tante, quattro zelanti, tutori dell'ordine, catturano Jimmy, io un latitante. Dei poliziotti puoi anche dire che sono cattivi come ieri, ma su una cosa non si scude, quando ne ha voglia sparano bene. Con una gamba maciullata, andare in fuga è una rarità. Mariana Motel si guarda allo specchio, un'espressione piuttosto scettica. Ha saputo dal telegiornale che mandano Jimmy alla sedia elettrica. Con la lentezza di un'anaconda scalda il motore alla nuova Mercedes. Se è un'automobile tedesca, ogni mossa è un atto di fede. La notte strappata ai fari è un surrogato di libertà. Ogni dino, quando le veggia, non stella pigiata.